Grazie come sempre per la linea, ragazzi, e bentrovati amici scommettitori. Oggi sono particolarmente felice, indovinate perché? Ebbene, andiamo a dare un'occhiata ai risultati della 16ª giornata di campionato. Questo per annunciarvi la nostra vittoria. Il regalo di Natale è arrivato in anticipo e spero non sia l'unico. Pertanto vi ringrazio per la fiducia ed il supporto. Ora andiamoci subito ad avventurare nelle partite della 17ª giornata di campionato. Iniziamo con Cittadella Ascoli. L'Ascoli, a mio avviso, è una delle squadre rivelazioni di questo campionato. Ottime partite disputate e ottima squadra. Incontro in Cittadella rientrante però da una bella vittoria in trasferta. Le statistiche ci dicono sia Cittadella una squadra alquanto temibile in casa. Pertanto il mio pronostico è multigol casa 1-3, quotata ad 1,26. Oppure, per star più tranquilli, anche una doppia chance x2. Monza Frosinone. Qualcuno arresti la corsa del Monza. Questo sogno promozione non è poi tanto un sogno se continua così. Incontra però un Frosinone che invece è reduce da 4 pareggi di fila, ormai all'abbonamento ai pareggi, perché è una squadra che molto spesso costruisce ma non riesce a finalizzare. Quindi manca qualcosa forse a questo Frosinone. Sono comunque due squadre che perdono pochissime partite, perché anche qualora la situazione non sia delle migliori, riescono a portare a casa il risultato. Io questa partita la giocherei come 1x più under 4,5, perché è abbastanza tranquillo, con una buona quota anche, 1,44. SPAL Brescia, senza troppe analisi questa partita, io metterei un gol over, perché è veramente buona la quota e perché comunque il Brescia deve dare una scossa a questo campionato, dati i passi falsi. Oppure non so, vogliamo stare un po' più tranquilli, mettiamo anche qui una doppia chance x2, però la quota ovviamente è più bassa. Io direi di rischiare, anche perché adesso occhi puntati su quella che è considerata la partita fondamentale più importante di questa 17ª giornata. Sto parlando di Pisa-Lecce, il miglior attacco di questo campionato, con ben 29 reti totalizzate, incontrerà la miglior difesa con appena 12 reti subite. Il Lecce è una bellissima squadra, buoni risultati per questa squadra perché è in costante crescita, diciamo. Molte volte garantisce continuità e fa paura perché ha saputo molto spesso cogliere i passi falsi del Brescia e quindi cogliere queste occasioni per risalire in classifica. Il Pisa perciò tenterà di mantenere questo primo posto e di difenderlo con le unghie e con i denti. Ora attenzione, perché sto per dirvi il mio pronostico su questa partita. La voglio giocare come X fisso. Se non vi fidate, X almeno un tempo. X fisso, bellissima quota. È 3, quota 3. Quindi io la rischierei, ragazzi, perché nella vita si deve rischiare, perché ci innalza la quota, non sapete di quanto, la quota totale. Quindi io la giocherei così. Ovviamente se vogliamo dare uno sguardo rapido alle partite della domenica lo facciamo, e vi indico la partita del Como, perché secondo me il gol in quella partita ci sarà. Con queste arriviamo a una quota totale di 23, quindi potete giocare anche meno rispetto alle altre settimane perché la quota era minore, adesso è una veramente bella quota. Quindi io la gioco così e la rischio così. E in bocca al lupo a noi, viva sempre il lupo, e speriamo bene.